Buon pomeriggio amici di Directa Sport, ben ritrovati sui nostri canali. Le immagini che vedete vi arrivano in diretta dallo stadio Scalarba di Macomer. Noi qui per raccontarvi la settima giornata del campionato di promozione sarda. Per il girone C oggi si sfidano Macomerese e Bonorva, padroni di casa che hanno bisogno di una svolta nel loro campionato. Dopo tre pareggi consecutivi, Colombo e compagni non possono più sbagliare se vogliono restare incollati alle posizioni alte della classifica. Prova di maturità che invece attende il Bonorva, due punti in meno della Macomerese, con la grande opportunità di sorpasso in caso di vittoria. Intanto, mentre le squadre si schierano, noi andiamo a darvi lettura di quelle che sono le formazioni scelte dai due tecnici, partendo da Massimiliano Mura, che manda in campo un Bonorva schierato con Niedu in porta, difesa formata da Pujedu, Tommaso, Niedu, Stechnia e Cocco. A centrocampo ci sono Addis, Manuele Mura e Torresi, Ciappino centravanti con Lerek e Dettori sulle fasce a completare il tridente. Per quanto riguarda invece la Macomerese, Trini in porta, difesa formata da Vidili, Giacchero, Colombo e Caria, Fois, Ruggiu e Agustina Costa a centrocampo con Ferrari e Sisse là davanti, pronti ad offendere. La porta è l'area di rigore del Bonorva. Intanto è tutto o quasi pronto per il fischio d'inizio. Sarà il, o meglio, la Macomerese a battere il primo pallone. Classica maglia bianco-celeste per la formazione di Macomer. Attaccherà alla sinistra, alla destra del vostro punto di osservazione, totalmente in rosso invece il Bonorva, che ovviamente farà il contrario. Intanto è rotolato il primo pallone di Macomerese Bonorva. Sono i padroni di casa che provano il primo a fondo con Fois. Fodai, servizio per Ruggiu, che prova a imbucare immediatamente in direzione di Federico Ferrari. Un gol meraviglioso contro lo Zierese per il numero 9. Il rilancio da parte di Niedu, ultimo a toccare è un giocatore della Macomerese. Rimessa a Bonorva, ma padroni di casa che hanno già recuperato il pallone. Occhio alla possibilità per Fodai di scappare sulla destra. Riesce nel controllo il numero 7. L'assistente dice che la palla era già uscita. E allora rimessa a Bonorva. Ciappino non riesce nel controllo del pallone. Dopo un lancio alla ricerca delle punte, Trini fa su questo pallone, poi al momento del rilancio non riesce a pescare i Vidili. Allora Bonorva che recupera. Arriva un fallo, siamo in debito nella terna arbitrale, che per oggi sarà composta dal direttore di gara, signor Mattia Capotosto, della sezione di Oristano, coadiuvato dagli assistenti primo Sergio Fara di Tortolì e Danilo Gorni della sezione di Oristano. Torniamo però in cronaca, perché il pallone ce l'ha la Macomerese con Ruggiu. Tentativo del numero 4 di andare da Fodai, buona la chiusura da parte di Cocco.
fischio del direttore di gara, il pallone è uscito. Passa un po' la cresta, te. Rilassa, via. Allora, rimessa come rese, Ruggiu. Vidi lì. Pallone buono per Acosta che alza la testa, va a cercare un compagno all'interno dell'area. Pesca Foddai, colpo di testa del numero 7. Leggermente fuori misura, è arrivato un fischio però. È stata segnalata la posizione di fuorigioco per Oscar Foddai. Non perfetto il rilancio di Niedu, allora la formazione di Scotto recupera il pallone, potrà rimetterlo con una rimessa laterale. Colombo dietro per Trini, lunghissimo come al solito il rilancio del portiere. Ha provato la spizzata Fois, Foddai ha fatto un altro movimento, nessun problema per la difesa del Bonorva che libera con Lerek che difende. La rimessa laterale a proprio favore. Pronto a battere Cocco. Nulla di fatto con Niedu che non ha problemi a recuperare questo pallone. Sono andati via i primi 5 minuti nel corso di questa partita. Squadre che continuano nella loro fase di studio. Risultato, lo vedete in grafica, ancora sullo 0-0. Calcio di punizione per la Macomerese, ha preso un colpo Colombo. E sceglie di battere questa punizione all'indietro per Trini che serve Giacchero. Il numero 6 va alla ricerca di Ruggiu che verticalizza immediatamente per Foddai, intelligente il tocco del numero 7, il pallone verso Fois, atterrato dall'intervento da parte di Addis, regolare secondo l'arbitro. Allora si continua con Lerek che scarica ancora il pallone. Ciappino, Mura, altra verticale in direzione di Dettori, deve uscire Trini al limite della propria area di rigore. Si ricomincia con la rimessa per il Bonorva. E Cocco che va a prendersi il pallone, chiama qualche compagno. In attesa di una soluzione si fa vedere Lerek, leggermente in ritardo Foddai col numero 7 libero di essere servito. Occhio ad Addis, attaccato da Fois, bravissimo in scivolata a mettere il piede sul pallone. Pujedu alla in verticale per Ciapino, numero 9 però non riesce nella sponda per l'11 Dettori. Macomerese che prova a ripartire con Pujedu che però difende la rimessa laterale per i suoi. Lerek. Pronto
protesta del numero 7, a cui di fatto è stato fischiato il fallo. Desiderava probabilmente anche la sanzione disciplinare, che non è arrivata. In ogni caso, occhio a queste palle inattive con 10 del Bonorva Torresi, che è un ottimo tiratore. Va Torresi, una palla tagliata verso il centro dell'area, il pallone sputato fuori dalla difesa con Fodai pronto a ripartire. Mura, Sciapino toccato da Caria, e allora punizione già battuta, occhio che il numero 9 si presenta in area di rigore. Già 3 gol per Sciapino fino a questo momento. Qui però non riesce ad impensierire Trini, che rimette verso Vidli, toccato il numero 3, se non vado errato, da Pugeddu. Calcio di punizione per la Macomerese quando stiamo entrando nel decimo minuto del primo tempo. Batte Colombo, un'altra palla lunga stavolta alla ricerca di Fois, numero 11, però non può arrivare su quel pallone. Pronto a battere Niedu. Rinvio che supera di pochissimo la metà campo con Acosta, che lo tocca di testa in direzione di un compagno. Poi si è toccato con fallo, non lascia continuare il direttore di gara. Allora Marco Merese che batte immediatamente con Foiz, che serve Ruggiu. Acosta preferisce tornare a ragionare servendo all'indietro Giacchero. Trini, esperto portiere a disposizione di mister Scotto, non butta la palla e gioca dietro con Acosta, che spalle alla porta, decide di restituire il pallone al numero 1. Adesso è Lerek che insegue, tenta il pressing con Macomerese, che allora verticalizza e va dalle parti di Colombo. Poi Ruggiu, addirittura pensa al tiro Ruggiu, non perfetto qui Niedu. Non so se la palla abbia toccato il palo. Niedu dice: io non l'ho toccata. Si lamenta tanto l'estremo difensore del Bonorva. Dice di non aver toccato il pallone. Una conclusione di Ruggiu, allora ancora più pericolosa di quello che ci era sembrato. Anche se il direttore di gara comanda corner, scambiano Fodai e Fois. Tiro dalla bandierina che non farà felicissimo mister Scotto. Non si capiscono qua. Il 7 e l'11. Con Fois che serve una palla scomoda, di ritorno verso Fodai, costretto a metterla dentro di prima. Cross sbagliato e Niedu che ha già rinviato. Colpo di testa di Ruggiu. Torresi da Mura, aspetta l'arrivo di Pugeddu, che si autolancia sulla corsia di destra e poi tenta l'imbucata per Dettori. Palla imprecisa però, il numero 11 non può raggiungerla col campo che da quella parte è finito. Pronto a battere Colombo con Vidili che si offre per un passaggio. Il pallone scavalca proprio la testa del numero 3 Bonorva, che recupera con Dettori. Ultimo rientro però ancora una volta da parte di Fois. Fodai viene molto basso a prendersi questo pallone. Poi tenta il servizio alla ricerca di Ferrari, che si abbassa per giocare qualche palla. E qua riesce anche a scambiare molto bene con Oscar Fodai. Ruggiu, Colombo,
ancora verso Vidri che parte da posizione praticamente di ala sinistra, nonostante ve lo abbiamo dato come terzino, un difensore che spinge tanto, giovane a disposizione di mister Scotto. Bugedu con le mani, Dettori raddoppiato immediatamente però con il numero 11 che prova a scappare sulla destra, va circumnavigato a costa portandosi però fuori il pallone, rimessa già battuta da Colombo. Ruggiu a costa, bella palla per Ferrari, occhio al destro del numero 9 che cerca l'imbucata per Sisse. Fois calcia con Torresi che lo contesta senza fallo secondo il direttore di gara, allora Bonorva che recupera il pallone e poi Pugedu nel tentativo di ripulire la propria zona difensiva non trova nessun compagno, palla che esce fuori. Il capitano della Macomerese Colombo pronto a rimetterla in gioco. A colloquio il signor Capotosto con le due squadre, viene meglio col capitano delle due squadre, pallone che viene restituito e allora Niedu al rinvio, colpo di testa di Colombo su Ciappino. Nessuno della Macomerese recupera questo pallone. Era Bonorva che rimette con le mani. Provato di prima Mura a cercare gli attaccanti. Un altro pallone deviato in fallo laterale. Pugedu, stavolta in verticale. Non trova Dettori, allora Costa prova a ripartire per la Macomerese. Anzi, credo si trattasse di Ferrari che viene toccato duro, calcio di punizione. Punizione già battuta con Ferrari che prova ad agganciare quel pallone, poi Sissé non riesce ad accomodarsi per spaventare Niedu. Riesce a recuperare questo pallone e a rilanciare immediatamente per l'area, che siamo già dall'altra parte. In area di rigore il numero 7. Viene fischiato fallo a Giacchero. Vediamo cosa dice il direttore di gara. No, era fuori aria. Con Ciappino che si lamenta del fatto che il fallo potrebbe essere cominciato all'interno dell'area di rigore. Ipotizziamo siano questi discorsi fra il 9 e il direttore di gara. In ogni caso, ottima ripartenza da parte del Bonorva che in due tocchi si è ritrovato dentro l'area della Macomerese con il lunghissimo rilancio da parte di Niedu e l'Erec bravo a sorprendere la difesa biancoceleste, con Giacchero che in un primo momento era stato bravo nel riuscire a far defilare l'esterno a disposizione di mister Mura. Ma poi commettendo fallo con Torresi, pronto a battere. Parte Torresi, calcia direttamente sulla schiena di Sissé. Norva che però non perde il possesso di palla. Pallone che è uscito, allora corner. Sempre il numero 10 sul punto di battuta.
palla sul secondo palo, mette fuori Acosta, poi sa inseguire, anticipo secco su Puget, può ripartire allora la Macomerese, occhio al potenziale 3 contro 4, ancora Foyce che allarga dalle parti di Ferrari, che controlla Ferrari col destro, la grandissima parata da parte di Gianluca Nieddu, un fantastico contropiede della Macomerese concluso da Federico Ferrari a tu per tu con Nieddu. Però si fa ipnotizzare, ha probabilmente calciato troppo bene il numero 9 che impatta di collo pieno a meno di 5-6 metri dalla porta di Nieddu. Calcia una sassata piuttosto però centrale, bravissimo comunque col riflesso estremo difensore del Bonorva, poi nella ripartenza fallo di un giocatore della Macomerese, calcio di punizione per la formazione in rosso. Si è anticipato Vidili, prova a servire ancora verso Ferrari con Ciapino che insegue Colombo. Nuovamente in avanti, ha toccato il direttore di gara. Ora pallone che dovrà essere restituito a chi ne era in possesso in origine. Torresi, attaccato da Ferrari che lo molla quasi subito, allora Addis non controlla, mette fuori Giacchero. Cocco, bella palla verso Addis, pescato all'interno dell'area di rigore, in posizione di fuorigioco. E allora calcio di punizione per la Macomerese. Qualche storia tesa fra Giacchero e Lerec con il 6 che chiude sul 7, l'ultimo pallone per meglio è toccato dallo stesso numero 7 del Bonorva, allora rimessa a Macomerese. Pronto a rimettere da rimessa laterale Edoardo Caria. Oggi parte lui titolare in questa posizione, non Bassanetti. Ruggiu direttamente verso Sisse, ha capito subito il movimento da fare il numero 10. Partiva comunque da posizione di fuorigioco. In ogni caso Nieddu era riuscito a far suo quel pallone senza nessun particolare problema, lo stesso estremo difensore che ricalcia in avanti questo pallone. Foddai per Ruggiu con Foyce che non riesce a tornare dal proprio numero 7, si allacciano ancora Giacchero e Lerec, stavolta il 7 fa fallo. Cetrini per la battuta di questo calcio di punizione, un tentativo di mettere in moto Ferrari, numero 9 però chiuso dalla difesa della formazione di Mura. Allora Nieddu ancora a intervenire su quel pallone, lascia scorrere Ciapino con Colombo che si vede scavalcato dal pallone, allora Dettori col cross chiuso però da Giacchero, continuano a difendersi con ordine entrambe le squadre. Unica
vera occasione da gol da segnalare, probabilmente quella di Ferrari in contropiede qualche minuto fa. Foddai, la palla in direzione di Sissé, ma è bravo in chiusura Stecchina. Ancora Ferrari prova a far riapparire il pallone da quelle parti, non c'era nessuno, però Ruggiu ancora da Ferrari, colto in posizione di fuorigioco, rientrava per ricevere questo pallone. Allora, calcio di punizione per il Bonorva, abbiamo superato da quasi un minuto la metà del primo tempo, punteggio ancora sullo 0-0. Niente da fare per questo pallone filtrante in direzione del numero 7, Lerec. Che ha già battuto giocando corto, Giacchero da Ruggiu, attaccato da Ciappino con fallo, calcio di punizione per i padroni di casa. Giacchero in profondità per Foddai, una palla interessante per il numero 7 che di prima la mette dentro, c'era Sissé completamente libero al centro dell'area di rigore, ottimo lavoro difensivo da parte di Niedu. E adesso è il portiere Gianluca Niedu a doverci mettere le mani, viene considerata però carica portiere quella di Ferrari. Allora calcio di punizione per il Bonorva, prima la chiusura da parte di Tommaso Niedu sull'intuizione di Foddai col cross raso terra e poi Gianluca Niedu, il portiere del Bonorva, che era riuscito a smanacciare un cross pericoloso. Comunque è stato commesso fallo e allora punizione per gli ospiti. Fa buona guardia qui Vidili su Dettori, allora Colombo che rimette con le mani, Ruggiu verso Sissé, anticipato dal colpo di testa di Niedu. Schiaccia a terra il pallone Ferrari alla ricerca del proprio numero 10, Torresi, situazione un po' confusa, prova a mettere ordine Ruggiu, alla fine Niedu allontana come può. Poi sconfia il pallone in direzione di Trini Colombo. Giacchero, Vidili col sinistro, un lunghissimo lancio alla ricerca di Foddai, occhio perché c'era la possibilità, chiedo scusa, di Ferrari, c'era la possibilità solo per un attimo per Sisse con Tommaso Niedu che ha preferito mettere il pallone in corner con la testa. Allora calcio d'angolo ancora per la Macomerese, Foddai pronto a battere. Una bella palla al centro dell'area di rigore, poi colpo di testa da parte di Colombo, era uscito un po' a vuoto qua Niedu. Bella palla messa al centro da Oscar Foddai, nessuno però è riuscito ad arrivarci se non sulla seconda Colombo, però non è riuscito a prendere la mira, la porta che era ormai sguarnita. L'alba del 27esimo minuto, Macomerese Bonorva ancora 0-0. Pronto a battere Niedu, fa
stavolta il rinvio è migliore che in precedenza e Cocco lo può far suo con una palla geniale in verticale per l'Erek. Super intervento di Giacchero che spedisce il pallone in calcio d'angolo. Allora, nuova possibilità da corner per Bonorva con Torresi pronto a battere. Parte il numero 10, pallone al centro dell'area di rigore, Giacchero con la testa. Poi Cocco deve chiudere l'azione con il Bonorva, tutto proiettato in avanti, Addis bravissimo a pescare Stechina. Una grande occasione questa per il vantaggio del Bonorva. Un gran bel tiro in porta quello dell'ex giocatore dell'Atletico Uri. Pescato da un ottimo passaggio illuminante da parte di Addis, ha avuto tutto il tempo di controllare. Prendere la mira col sinistro, non va lontanissimo dal bersaglio grosso. Trini ha già ricominciato, colpo alla testa per Ruggiu. Il direttore di gara fischia calcio di punizione alla Macomerese. Lancio di Giacchero alla ricerca di Vidili, colpo di testa di Pugeddu, si è accorto l'avversario, o meglio temuto di poter essere anticipato, preferito mettere palla in corner. Nuovamente Foddai che va a recuperare il pallone per battere dalla bandierina. Il 6 della Macomerese a saltare, pallone che spiove nuovamente, stavolta deve metterci le mani in Edu, poi un tiro, se non vado errato, da parte di Ruggiu, sinistro al volo del numero 4. Ancora una volta Niedu che deve metterci le mani. Giocando una grande partita il portiere del Bonorva fino a questo momento. C'è Acosta sul punto di battuta, vuole solo traiettoria a rientrare Scotto. Altra palla sul primo palo, superato Fois, mette fuori il Bonorva. Qui Ruggiu recupera ancora, riesce a toccare prima di Dettori, ma è un pallone corto con Ciappino che arriva come un falco. Dettori, buono il dribbling secco del numero 11 che poi carica anche il destro, che però si abbatte sul muro eretto dai difensori della Macomerese. Stechina, colpo di testa da parte di Addis, non pesca però nessun compagno. Palla che rimane incastrata fra le schiene di Caria e l'Erek. Torresi con la conclusione dalla distanza per di fatto mettere fine a una situazione complessa e particolarmente confusa. Di poco non trova un gran gol il numero 10. Rilancio di Trini, pallone verso Dettori, prova a controllarlo il numero 11 che poi si appoggia a Pugeddu, pallone interessante per Ciappino, anticipo secco però da parte di Colombo. Ruggiu allora a rilanciare verso Sisse, ha toccato pochi palloni il numero 10 nei primi 32 di questa partita. Rilancio di Addis impreciso, Sisse prova a inserirsi, non controlla perfettamente, arriva poi un fallo
su Mura. Lungo lancio alla ricerca di Dettori. Pallone era già uscito quando c'è stato lo scontro fra Ciapino e Colombo. Ma comunque già pronto per ricominciare il numero 5, capitano della formazione padrona di casa, Giacchero. Dacaria, un pallone non facile da controllare, bravo il numero 2. Guadagna tanti metri, poi si appoggia su Foddai che di prima prova a far correre Ferrari, colpo di testa di Stachini che allontana. Cocco messo giù Lerek da Giacchero. Chiedevano un giallo i giocatori della Macomerese, del Bonorva, chiedo scusa, verso il giocatore della Macomerese. Direttore di gara che ancora non ne ha estratti, partita tutto sommato corretta, almeno fino a questo momento. 35esimo che scatta in questo istante. Lancio di Stecchi nella ricerca di Ciappino, colpo di testa che prova a mettere in moto Dettori, deve chiudere Vidili evitando anche il corner. Puget molto alto, pronto a battere. A toccare un giocatore della Macomerese. Allora rimessa Bonorva, 10 minuti mal contati prima alla fine del primo tempo, più ovviamente eventuale recupero. Allontana Vidili, Mura a inseguire questo pallone, il numero 4 batte anche la rimessa con Niedu che si appoggia da Stechina. Pugedu prova ad allontanare, colpo di testa di Colombo, Addis deve mettere giù questo pallone per controllarlo. Sempre alta però la pressione dei giocatori della Macomerese che cominciano la fase difensiva quando il pallone ce l'hanno Niedu e Stechina. Nel senso che tendono ad attaccare sempre molto alto i portatori di palla del Bonorva. Di fatto sta costruendo occasioni con tiri da lontano più che vere e proprie costruzioni di trame di gioco. Ora prova ad approfittare dell'errore del centrocampista Ruggiu con Torresi che però deve recuperare questo pallone tenendolo sulla bandierina. Alla fine è Ruggiu che fa sbattere il pallone addosso all'Erek, poi chiede scusa ai compagni, errore che ha generato una possibilità di attaccare per il Bonorva, possibilità che comunque si è chiusa con nulla di fatto. Torresi ha recuperato il Bonorva dopo la rimessa battuta male da un giocatore della Macomerese con adesso Vidili che porta via questa palla, Acosta che alleggerisce per Colombo, si se con la testa, l'ultima a toccare è proprio il numero 10 della Macomerese. Allora rimessa Bonorva,
38esimo nel primo tempo. Vidi chiude De Tori. Rimessa ancora una volta per il Bonorva. Non arriva Ferrari su questo pallone, ma è stato toccato da Aniedu. Il direttore di gara Capotosto fischia calcio di punizione per la Macomerese. C'è Acosta sul punto di battuta, si allontana poi il numero 8 e lascia Colombo. Palla di Colombo verso Fois, mette fuori Niedu, Ruggiu non riesce a raggiungere Vidili. E allora Bonorva che allontana con Colombo, che non riesce a tenere in campo questo pallone, allora tenta di battere subito la rimessa verso De Tori. Ultimo a toccare, ancora un giocatore della Macomerese. Direttore di gara che colloquio con la panchina del Bonorva prima consentire la ripresa del gioco con questa rimessa laterale che sarà immediatamente ripetuta. Gli ultimi 10 minuti sono state tutte tantissime di rimesse laterali, che squadre prediligono sviluppare, o meglio provare a sviluppare il proprio gioco sulle fasce. Adesso Ciappino prova a combattere, riesce a resistere a due uomini, non al terzo. Fodai servito da Sisse, pallone leggermente arretrato, ma il numero 7 è bravo anche a scambiare con Fois e andare da Ferrari con un grande pallone, ancora Ferrari in aria, stavolta sterza, chiuso dal tandem difensivo formato da Niedu e Stechina. Ha forse perso un millesimo di secondo che gli avrebbe permesso di calciare in porta di prima, e ora il Bonorva attacca, l'Erec. Ciappino. Lontana Fodai. Ancora verso Federico Ferrari. Ancora fuori gioco però. Già battuta la punizione dal Bonorva. Bella palla verso l'Erec. Buonissima però anche la diagonale da parte di Caria. Fodai. Occhio perché c'è un po' di spazio per Ferrari. Ferrari entra in area, punta Stechina, riesce anche a crossare sul secondo, però non c'è nessuno. Allora Vidili riesce nel dribbling, poi però è costretto ad allungarsi il pallone e lo perde. Lunghissimo che non trova nessun giocatore della Macomerese. Zero problemi per Niedu, e lo fa su e rilancia ancora verso l'Erec, che gode di abbastanza spazio per quantomeno stoppare. Poi addirittura lo raddoppiano, commettono fallo, calcio di punizione. Torresi riesce a deludere Ferrari, che provava a pressare il numero 10 e poi appoggiarsi su Pugeddu. Niedu, ancora Pugeddu. Cerca l'Erec con questo pallone lungo, Giacchero lo stoppa al limite dell'area, poi serve a Costa. Vidi li allontana. Ferrari, si muove Ruggiu, impreciso il pallone del numero 9. Duro, ma sul pallone di Colombo va a fare lo stesso Addis. Partita che si sta accendendo con il direttore che non ha fischiato nessuno di questi tre contatti. Allora Macomerese che riparte, destro di Fodai, occhio alla possibilità per Fois col pallone che spunta davanti al numero 11. Ancora una volta Gianluca Niedu, che bravo il portiere del Bonorva, che rimane in piedi fino all'ultimo e riesce a metterci le mani nonostante
il tiro di fuori, se fosse un tiro centrale, era comunque una sassata partita da forse 4 metri. Ancora una volta bravo il portiere del Bonorva, che ora prova a ripartire con Dettori, chiuso però dalla difesa della Mancomerese. Sissé, nel tentativo di far su questo pallone, viene fermato perché Ferrari era in fuorigioco. Cocco, Lerek, poi se Ruggiu recuperano per la Mancomerese, Fodai può controllare questo pallone. Adesso alla ricerca di qualche compagno da servire, prova ad andare profondo per Sissé, mette fuori Niedu. Colpo di testa di Colombo. Ancora Niedu a stoppare questo pallone e offrirlo a Torresi, che è ancora una volta bravo a girare a sinistra per Lerek. Sette però fermato in posizione di fuorigioco. Calcio di punizione per la Mancomerese. Trini, rinvio dalle parti di Ferrari, la testa di Mura a mettere fuori. Addirittura Colombo che sale per battere questa rimessa laterale. Si fa vedere Fois. Colombo va a cercare Ferrari dentro l'area, mette fuori però ancora la difesa del Bonorva. Fallo su Ciappino. Calcio di punizione per gli ospiti. Secondi al 45esimo, vedremo se sarà segnalato recupero. Colpo di testa di Vidili. Ruggiu prova a governare questo pallone, spera, finisce nuovamente fuori con un giocatore del Bonorva, ultimo a toccare. Sisse, Ferrari va anche a ipotizzare, tiro al volo. Cocco mette fuori, Torresi bravo in palleggio su Acosta, poi Addis, bella palla per Lerek, leggermente troppo corta, bravissimo Caria in scivolata ad allontanare, ma non ha finito il Bonorva con Ciappino che torna a prendersi questa palla. Ammonito Acosta, tratto duro su Ciappino, fa segno del pallone Acosta. Numero 9 però è ancora a terra, arriva anche il duplice fischio di Capotosto che manda le squadre negli spogliatoi. Bosa, scenario di assoluta e indimenticabile bellezza, dal 1978 l'hotel Al Gabbiano, struttura di tradizione a conduzione familiare, è pronta ad accogliervi per le vostre vacanze all'insegna del relax e del mangiar bene. L'hotel offre ben 43 unità abitative, tra le quali 35 stanze ristrutturate di recente, tutte con aria condizionata, TV, frigo bar e servizio wifi. A meno di 100 metri dal mare, con ristorante, pizzeria e area bimbi sempre a vostra disposizione, la struttura, con i suoi servizi di noleggio gommoni, biciclette, quad
quad e scooter rappresenta una scelta irrinunciabile per famiglie e giovani coppie. Hotel Al Gabbiano, fai spiccare il volo alle tue vacanze in Sardegna. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dinicri.com. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfert da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Riprendiamo la linea dallo stadio di Macomer. Stiamo raccontando Macomerese e Buonorva, primi 45 minuti chiusi con il punteggio di 0-0. Non sono mancate le occasioni da gol. Protagonista Gianluca Nieddu, portiere del Buonorva, che ha sventato almeno tre grosse occasioni per i padroni di casa. Da segnalare su tutte quella di Fois, soprattutto quella sul destro di Federico Ferrari, abbastanza simili a dir la verità nella circostanza. Adesso però torniamo in cronaca, perché è già passato un minuto nel corso del secondo tempo. Palla che rimane in alto con Addis, che prova a servire il proprio centravanti, mette fuori ancora una volta Foddai, con Nieddu che difende la rimessa dal fondo per Gianluca Nieddu.
Tanto arriva e il fischio del direttore di gara è rimasto a terra stecchina. Sarà calcio di punizione. Che ha la possibilità adesso con l'Erek, ancora una volta che prova a sorprendere Trini. Stesso estremo difensore pronto a battere il calcio di punizione. Giù. Pallone fuori e Manco Merese che ricomincia con rimessa laterale. Mette fuori la difesa del Bonorva. Adesso occhio alla possibilità per Ciappino, è arrivato un altro cartellino giallo, stavolta verso Colombo. Secondo ammonito nella partita, secondo per quanto riguarda la Manco Merese, dopo Acosta. Adesso, giallo per il capitano Colombo. Torresi sul punto di battuta. Parte il numero 10, un tiro diretto verso la porta. Nessun problema per Trini, traiettoria abbastanza centrale. Battuta di Trini direttamente alla ricerca di un attaccante che non trova. Allora Costa per Fois, prova a resistere alla carica di due avversari, il numero 11, va a terra, calcio di punizione Manco Merese. Pronto a battere a Costa. Arriva adesso il fischio di Capotosto, il numero 8 mette dentro il pallone, bravo Stecchino ad uscire. Dettori, buono il dribbling su Ruggiu, resiste al ritorno anche di Acosta, il numero 11 non perde il possesso del pallone. Si appoggia poi a Mura che è bruciato da Acosta, che però si trascina fuori il pallone. E allora rimessa per il Bonorva. Dettori, ancora il numero 11 prova a scappare col dribbling, chiuso però la difesa della Manco Merese con Acosta che qua rischia di combinarla. Ciappino che la palla l'aveva portata via in maniera irregolare secondo il direttore di gara. Allora
calcio di punizione già battuto con Giacchero che va alla ricerca di Foddai. Mette fuori ancora una volta Cocco. A correre Ciappino, si allaccia con un avversario semplice. Scontro di gioco per il direttore di gara che non fischia calcio di punizione. Allora Trini. Fois fa fallo su Addis. Calcio di punizione, viene anche ammonito il numero 11, il terzo di questa partita. Terzo anche per la Macomerese. Lungo rilancio di Stecchina con la testa Foddai, riesce praticamente a stoppare il pallone, poi lo calcia il più lontano possibile. Palla che va in out, è rimessa per il Bonorva. Deve essere uscito questo pallone perché l'arbitro comanda rimessa laterale per la Macomerese. Ciappino non riesce, Giacchero, a portare via la palla in un primo momento, poi però di fatto costringe il numero 9 a liberarsene nel più breve tempo possibile. Per Trini non ci sono problemi nel controllare. Allora Vidili, bella palla verso Sissé che sfrutta la sponda di Ferrari. Ancora Vidili col cross, la palla passa, deve metterci una pezza a Cocco. Ciappino interviene su Colombo, la palla stava comunque uscendo. Calcio di punizione con Ciappino e Colombo che non stanno facendo amicizia, per così dire. Foddai non arriva. Ultimo a toccare è Giovanni Fois. Rimessa per il Bonorva. Siamo al decimo del secondo tempo, partita che ancora non si sblocca. Sissé controlla il numero 10, vediamo se riesce a scatenarsi, entra in aria Sissé, chiuso però da un'ottima diagonale da parte di Pugedu. Bravo a accompagnare il movimento del numero 10 verso l'esterno dell'area di rigore, poi toccare il pallone al momento giusto mettendolo in corner. Calcio d'angolo Macomerese. Sinistra batte Foddai, la palla che arriva sul secondo palo. Nessun giocatore però della squadra allenata da Pierluigi Scotto. Arriva con all'appuntamento col pallone. Niedu con la rimessa, stavolta Fois ha capito tutto e fa ripartire i suoi con il lancio ancora verso il numero 11. Niedu deve uscire per anticipare il tentativo di coordinarsi da parte di Fois che vedeva quel pallone restituitogli. Commesso fallo però, secondo... Non arriva
Su questo pallone Lerek si accontenta allora della rimessa laterale a suo favore. Manorva che ha una nuova possibilità con le mani di tornare dal proprio numero 7. Scontro fra 7 con Foddai che mette fuori il pallone controllato da Lerek. Cocco si fa vedere Torresi, inseguito però da Ferrari. Pallone allora verso Lerek, lo attacca, o meglio verso Cocco. Attaccato. Pallone diventa buono per Lerek che mette al centro. Che occasione questa per Dettori. Che bravo Vidili, di fatto evita un gol che sembrava già fatto. Una diagonale perfetta del numero 3 della Macomerese che rimane incollato a Dettori, bravissimo a smarcarsi dentro l'area di rigore e presentarsi all'appuntamento col pallone che sarebbe valso il gol dell'1-0. Però da quelle parti c'era ancora Vidili. Migliore occasione della partita per il Bonorva. Si resta 0-0. Niedu tocca il pallone, Lerek lo controlla, va via in dribbling e prova a puntare l'area di rigore. C'è addirittura Acosta che lo chiude. Pallone ancora verso Cocco, stavolta viene toccato duro il numero 3, calcio di punizione. Va a prendere coraggio adesso il Bonorva dopo la grande occasione capitata a Dettori. C'è Torresi sul punto di battuta. Alla che arriva al limite dell'area, la mette fuori Ruggiu, poi Pugedu come viene, ma è la Macomerese che prova a sfruttare la possibilità in contropiede con Ruggiu che strappa e va via sulla sinistra. Grande accelerata del numero 4 che poi crossa al centro. Colpo di testa di Sissé. Nessun problema per Niedu, ma ancora una volta prezioso il lavoro dell'ex giocatore del Bosa. Ben posizionato Niedu che è comunque dovuto reagire su un colpo di testa non particolarmente potente, riuscito a Sisse Colombo. Ferrari scambia con il proprio capitano che poi cerca Ruggiu. Toccato il pallone numero 4. E allora rimessa per il Bonorva, anche se momento di cambi per la Macomerese. Fuori Caria. Lascia il campo Edoardo Caria dentro con la maglia numero 15, Bassanetti. Cambia il terzino Scotto. Caria per Bassanetti, il primo cambio della partita. Si ritorna a giocare, mette fuori il pallone Stecchina. Ora Ruggiu si appresta a rimetterlo in gioco. Sisse prova a intervenire su
sta palla vagante, ma mette fuori come può la difesa del Bonorva. Poi l'Erec con Bassanetti che riesce a intervenire due volte bene. Tratto bene in partita il numero 15, si prende gli applausi del proprio pubblico. Lancio adesso lungo da parte, se non vado errato, di Colombo per Sissé. Palla troppo profonda anche per uno veloce come il numero 10. Pronto a rimettere in gioco Niedu. Con la testa Colombo, soprattutto con le mani sulla schiena di Ciappino, calcio di punizione per il Bonorva. Niedu per Stacchino col sinistro, il lancio del difensore del Bonorva alla ricerca di Lerek, corso tanto il numero 7 non riesce ad arrivare su questo pallone. Siamo al 19° del secondo tempo, 0-0 il risultato. Vedremo se negli ultimi 25 qualcuno riuscirà a sbloccare la partita. Lunghissimo come al solito rinvio di Trini, con la testa non arriva Foddai, prova a correre però Sissé, riesce nel primo dribbling il numero 10, ancora Sissé, tenta il tunnel su Stecchina che però lo chiude, ultimo a toccare proprio il difensore argentino. E allora corner per Amaco Merese con Acosta. Pronto a battere. Ferrari, Sissé, Fois, stanno arrivando anche Giacchero e Colombo a riempire l'area di rigore. Pallone che spiove, colpo di testa e arriva il gol da parte di Marcello Colombo, il capitano della Amaco Merese. Stappa la partita al 20° minuto del secondo tempo. Passa la Amaco Merese sugli sviluppi di palla inattiva. Sono arrivati dalle retrovie piano piano, prima della battuta del corner, o meglio subito prima della battuta da parte di Acosta, sia Giacchero che Colombo sono andati a riempire l'area, uno sul primo palo, il capitano invece è andato a occupare la posizione sul secondo, palla che è arrivata proprio sulla fronte di Colombo che da praticamente 3 metri ha battuto un incolpevole Niedu che fino a questo momento ha preso veramente di tutto, qui non ha potuto fare niente. Tanto è il momento di un altro cambio. Se non sbaglio è andato fuori Sissé, dovrebbe essere entrato Alberto Gasquez al suo posto. Eh sì, maglia 19 per il giocatore argentino che ora va a comporre un tandem d'attacco con Ferrari. Deve rispondere il Bonorva se non vuole uscire sconfitto dallo stadio Scalarba. Ruggiu mette il pallone in auto, attaccato da Mura, c'è il giocatore della Amaco Merese a terra, si tratta di Colombo. Il direttore di gara autorizza l'ingresso dei sanitari. Non abbiamo visto sinceramente
nostro punto di osservazione, cosa possa essere capitato al capitano della Macomerese che a terra dolorante. Speriamo non sia nulla di grave per l'autore del gol che ha stappato questa partita. Storie tese tra i due capitani col numero 5. Per quello che possiamo vedere da qui, niente che accusa Colombo di aver perso tempo. In ogni caso adesso Macomerese giocherà. Momento di cambi anche nel Bonorva. Fuori Mura. Dentro se non vado errato l'altro Mura, Marco. Dentro anche Calissa per Addis. Dovrebbe essere questi i cambi tra poco. Ne darò conferma. Pallone verso l'Erec. Sì, certo è entrato Marco Mura con il numero 18. E non vedo nemmeno Addis, quindi dovrebbe essere lui a lasciare il campo per il 14 Calissa. In ogni caso, corner per il Bonorva. Palla che arriva al centro, Trini ci mette la mano. Pallone che pareva aver colpito la traversa, probabilmente quello che stanno dicendo i giocatori della Macomerese. Il direttore di gara però comanda corner. Chiedo scusa, non è entrato Yaya Kalissa con il numero 14, ma Yao Lari con il numero 19. Anche perché Addis è bello che è in campo. Un po' piccolo refuso, torniamo in cronaca con calcio di punizione per il Bonorva. Un Fois invitato ad allontanarsi. Stai zitto, buffone, cosa ti giri? Di coglioni! Ah, deficie! Stecchina. Pugedu torna da Niedu. Il lancio del capitano del Bonorva per Ciappino. Poi Mura.
Si fa vedere Torresi, il pallone invece è buono per l'Erec che punta Vidili. Però un perfetto tempismo nell'intervento. Recupera il pallone, poi guadagna anche rimessa laterale con... Colombo, colpo di testa ancora per Abisso. Interviene l'Ere che poi accosta a portare via questo pallone. Metto tutto Mura che prova a far ripartire il Bonorva da Iaolari. Fallo. La 19 secondo il signor Capotosto. Allora calcio di punizione per Macomerese. Noi siamo a metà del 27esimo minuto nel secondo tempo con Marcello Colombo, capitano della Macomerese, che ha sbloccato la partita al 20esimo circa. Lancio di Trini verso Gasquez, brava a poter tenere in gioco questo pallone. 19 partiva però da posizione di offside. Pugedu, Niedu, pallone per Stechina. Iaolari passa in mezzo a tre e mantiene solo per un attimo il possesso della palla, poi forza fisica devastante per il numero 19, resiste alla carica di tre avversari e mantiene il possesso di palla. Viene fischiata punizione per il Bonorva, pallone verso Mura. Lerec, cross del numero 7 sul problema per Trini che la blocca. Provando a rispondere adesso il Bonorva, non riesce però a costruire interessanti trame di gioco anche per presenza di centrocampisti. La Macomerese che in fase difensiva sono sempre molto ordinati. Giacchero e Colombo che oggi hanno sbagliato veramente quasi nulla. Ferrari, ex bomber del Bari Sardo, prova ad andare da Costa, capito tutto Ciapino che va via anche col dribbling e poi rilancia per l'Erec. Una grande visione di gioco da parte del numero 9. Ottimo lavoro come sempre però da parte di Colombo. Lerec lascia Mura, sta salendo anche Pugedu che si incarica della battuta. Andare centro dell'area di rigore con un pallone corto però per Lerec, messo fuori così così da Gasquez. Ferrari prova a completare il disimpegno. Il numero 19 con mestiere prova a prendere posizione su un avversario, alla fine ha fatto fallo l'Erec, calcio di punizione per la Macomerese. Trini, lungo rinvio del portiere della Macomerese direttamente dal collega Niedu. Niedu con le mani, pallone verso Cocco. Non lo molla Ferrari, palla fuori, Cocco con le mani, rimette per Ciappino. Addis, bravissimo a uscire mezzo a due col dribbling, poi però non riesce a trovare nessun compagno anche per l'ottima interdizione da parte di Marco Ruggiu.
Momento di cambi ancora una volta. Fuori Lerek, dentro con il numero 15 Salazar. Prova a cambiare qualcosa in attacco Mister Mura. Batte Cocco. Centrale da Torresi, una palla che il 10 governa in qualche modo e serve dalle parti di Pugiedu. Iaolari spostato sulla destra non riesce a ripartire. Palla uscita. Pugiedu, Torresi. Mette giù il 10, rischia però con Ferrari che riesce a mettersi sulla linea di passaggio e ripartire. Punta Niedu che lo stende, calcio di punizione, cartellino giallo per Niedu. Calcio di punizione per la Macomerese, ci sono Ruggiu e Alberto Gasquez sul punto di battuta. Gasquez cercava il movimento di Ferrari, provato a inserirsi dalla destra, non è arrivato però in tempo per prendere, far suo questo pallone. E allora rimessa per il Bonorva, già battuta, scatta adesso il 34esimo nel corso del secondo tempo, 11 più recupero per formazione ospite per provare a pareggiare. Cioè, ah, Iaolari, bravissimo. Stoppare questo pallone, poi viene considerato eccessivamente leggero il contatto che lo vede rovinare a terra. Rimane comunque in possesso il Bonorva, visto che potrà battere un calcio d'angolo. Là sul secondo palo, non perfetto Trini, mette comunque via bene la difesa. Foddai prova a scappare sulla destra ma non riesce. Mette Cocco per Salazar. Palla ancora una volta messa fuori. Stavolta sarà la Macomerese a rimettere in gioco. Torresi, buono il dribbling su Foyce, poi resiste anche alla carica di Gasquez e fa ripartire l'azione del Bonorva. Pallone verso Iaolari, anticipato secco da Vidili, sempre molto applaudito dal pubblico di Macomer.
Pugedo, Stecchina. Cocco da... Se non vado errato Addis, mi mette fuori il pallone. Poi ancora Torresi, gran sventagliata alla ricerca di Iolari. Numero 19 mette il pallone giù e sfida Vidili. Prova ad intervenire Vidili, tocca il pallone. Calcio d'angolo per gli ospiti che provano ad attaccare. Batte Salazar, palla al centro, non arriva nessuno a colpire, ghiottissima occasione per il Bonorva. Poi Addis non riesce ad alimentare l'azione offensiva per i suoi, commette anche il fallo. Calcio di punizione per la Macomerese, sempre prezioso Vidili. Momento di cambiare ancora. Adesso sì, che è il momento di Calissa. Vedremo chi uscirà al posto del 14. Dovrebbe essere Addis. L'ho pescato in precedenza, ma di fatto non era successo. Pronto Trini a rimettere in gioco, 38:30 sul cronometro del secondo tempo. Lunghissimo il rilancio del portiere della Macomerese, non arriva Ferrari, nemmeno Gasquez. Ruggiu calcia il pallone in avanti, nessuno dei due attaccanti può arrivarci, nessun problema per Niedu che recupera. Spara in avanti Pugedu, controllo col petto di Colombo che restituisce il pallone al collega. Poi non interviene Niedu, Stecchina allontana il pallone come può, poi è bravo a tornare adesso dal proprio portiere che alza un campanile in direzione Iaulari. Fallo sul numero 19. Calcio di punizione già battuto, Salazar chiama movimento all'aria e poi lo serve. Punta ancora Vidili, preferisce però tornare da Amura. Salazar, tocco di Iaulari. Aveva un altro tipo di servizio Pugedu, colto in controtempo, rimessa per la Macomerese. Pronto con le mani Colombo. Ferrari non riesce a prolungare la traiettoria del pallone, allora Mura da Cocco. Salazar va a sterzare ma è chiuso da arrivo di due giocatori della Macomerese. Poi Ferrari porta via il pallone, si allarga sulla destra inseguito da Torresi. Ancora Ferrari, non scarica ma poi col tacco una magia per far comparire il pallone da Fois, messo giù e credo abbia fischiato calcio di punizione il direttore di gara. Fois che è ancora a terra, aiutato ad alzarsi ora da Calissa. Sì, calcio di punizione per la Macomerese. Punto di battuta c'è Alberto Gasquez. Sempre 1-0 per i padroni di casa, 4 minuti più recupero alla fine della partita. Va Gasquez sul primo palo, stava correndo Ferrari, forse poi ancora a calciare verso la porta. Torresi alleggerisce all'indietro, Bonorva mette fuori come può con Iaulari che non aiuta i suoi a ripartire.
Fa tutto bene Giacchero. Vidi lì. Ancora forza per correre sulla sinistra. Raddoppiato, perde il pallone. Poi spinge in maniera evidente su Mura. Calcio di punizione Bonorva. Colpo di testa, un giocatore della Macomerese, se non vado errato Bassanetti. Adesso il giocatore della Macomerese a terra per Crampi. Con Calissa che non va a fare amicizia con chi aiutava Fodai a rialzarsi. Infatti non si gioca da un minuto. Vedremo quanto ammonterà il recupero. Rimessa con le mani già battuta. Non arriva Ferrari, allora Torresi. Esiste anche al rientro dell'ex Barisardo e poi allarga per Pugedu. Il lancio in avanti è deviato da un ottimo Ruggio. Bassanetti riesce ad intervenire, serve Fois. Attiva comunque da posizione di fuorigioco Ferrari, anche se non può arrivare su questo pallone. Lontana come può Gasquez, poi Ruggio. Occhio ancora la possibilità per il 19 argentino. C'è dentro Ferrari, arriva il cross, si dispera poi al centro dell'area di rigore. Chiusura da parte di Torresi. Dovrebbe essere corner per la Mancomerese. Secondi al 45esimo, viene dato ora il permesso per la battuta del corner. Si avvicina Ferrari, quasi nessuno del Mancomerese, come normale che sia, a riempire l'area di rigore. Arriva adesso Giacchero, il pallone proprio verso il numero 6, lo può ancora controllare Giacchero con il sinistro. Arriva il tocco da parte di un difensore del Bonorva, altro calcio d'angolo. Fa il massimo con due uomini contro sei all'interno dell'area di rigore, guadagna un altro corner. Tutto questo fa il gioco della formazione di Scotto, che vede l'ora di tagliare il traguardo. Tre punti che sarebbero fondamentali in questo momento. Cross verso il centro, messo fuori ancora sul primo palo da un difensore del Bonorva, che prova a ripartire con questo pallone per Iaolari. Altro intervento ottimo di Ferrari, che però raddoppiato è costretto a mettere fuori. Cercava Gasquez, una palla troppo corta, difficile muoversi in mezzo a tutte quelle maglie rosse. Rimessa già battuta dal Bonorva, poi bravo Gasquez a toccare, costringere il tocco con la testa da parte di Pugedu. Rimessa a Macomerese, battuta da Colombo. Ferrari ancora, Pugedu lo attacca, Iaolari porta via questo pallone. Prima a toccare un giocatore della Macomerese, rimessa a Bonorva. Mura verso Iaolari. Chiuso ancora una volta Ciappino, con Macomerese che allontana come può. Siamo già dentro il secondo minuto di recupero. Uno e mezzo se n'è andato.
Pugedù. Colpo di testa di Colombo che restituisce di fatto il pallone fra le mani del numero 2, che stavolta lascia la rimessa a Stecchina. Rilancia il pallone la Manco Merese con Ferrari che lo mette giù, inseguito da Torresi. Scivola il numero 9, conserva comunque il possesso di palla. Ancora Ferrari, Stecchina calcia addosso all'ex Barisardo, poi Ruggiu che conserva il possesso di palla per la Manco Merese. 2,5 oltre il 45esimo, calcio di punizione per la formazione di Scotto. Si muove Gaskets, il pallone proprio verso il numero 19, una bellissima palla di Marco Ruggiu, calcia sul primo palo Alberto Gaskets, trova però un pronto Niedu. Davvero ringraziare il proprio portiere Bonorva, se può ancora sperare di pareggiare questa partita. Davvero una grande gara e Gianluca Niedu. Manca il pallone per la battuta del corner, è Torresi che lo recupera per Gaskets. C'è lì vicino Ferrari, vediamo se batte corto l'argentino. Sì, va corto da Ferrari, attaccato da Iaolari, ancora Gaskets e Torresi che tocca nuovamente in out. Forse per Gaskets. Ferrari, servito da Ruggiu, scappa Ferrari, poi è arrivato Pugedu, ma fischia tre volte capotosto, non c'è più tempo. Marco Merese batte Bonorva col punteggio di 1-0 al 20esimo. Il gol da parte di Marcello Colombo, sale a 15 punti la banda Scotto. Io ringrazio Chico Piu per le immagini che vi sono arrivate da Marco Mer. Grazie anche a voi per essere rimasti con noi fino a questo momento.